a Sochi, siamo in Casentino, Cinema Italia, Mariella Dei rientrata dal Festival di Cannes, lì ci sono naturalmente le chiacchiere come sempre a tavolino di tantissime persone come naturalmente un po' nei nostri paesi di ballata, ma in questo caso qui si sta proiettando per esempio un film italiano e Gli italiani quest'anno un po' è una nota dolente perché ci sono stati però nelle sezioni collaterali. Stefano Mordini con Pericle il Nero, prodotto, tra l'altro coprodotto da Valeria Golino, che l'era in giuria poi. Il protagonista è Riccardo Scamarcio. È stato presentato una sezione del Certamen Regard, ci si aspettava un pochino di più, però c'è stato molto apprezzamento, ecco, per Virzi, La pazza Zoia. Anche lui è stato nella sezione della settimana degli autori, quindi non proprio in competizione, si sperava potesse essere, però bella questa storia che parla di pazzia e di normalità, dove i mondi si compongono, due protagoniste femminili stupende, straordinarie, Valeria Bruni Tedeschi, l'avevo visto anche nei film di Dumont, quindi una bella presenza, un bel cast e anche un bel messaggio. Gli italiani, ecco, un po' quest'anno sono mancati, non è stata la tripletta come l'anno scorso, quando in competizione abbiamo visto Sorrentino, Garrone, Moretti, insomma sono un po' mancati, ma dai, l'Italia c'è sempre, piace. Un nome italiano in competizione a Cannes però compare, è quello di Milena Agus, la scrittrice di origine sarda, autrice di un romanzo ambientato nel dopoguerra che racconta la storia della nonna e che la regista francese Nicole Garcia ha trasposto in un film melodrammatico dello stesso titolo. Lo ha girato a Lione, ha scelto un cast francese, ha dato le vesti della protagonista a Marion Cotillard, la più hollywoodiana delle attrici d'Oltralpe. Il titolo è Mal di pietre. Si riferisce ai calcoli renali di cui soffre la protagonista, che in realtà si identificano con il mal d'amore, sintomo del corpo che si ribella, spiega la regista. Nicole Garcia è una veterana del festival e dice di essere rimasta folgorata dal personaggio di Gabrielle, la nonna dell'autrice sarda. Una donna sposata ad un marito che non ama e che si innamora perdutamente e passionalmente di un reduce della guerra d'Indocina che incontra nelle terme in cui va a curarsi. È contraddittoria, selvaggia, il suo corpo è espressivo, incarna quello che avviene quando i nostri sentimenti ci conducono all'estremità di noi stessi. Così Marion Cotillard racconta il suo personaggio. L'attrice è ormai specializzata nei ruoli complessi, aggiunge alla sua carriera un altro ritratto femminile inquieto, a metà strada tra Madame Bovary e Cime tempestose, dall'emotività esasperata. Attrice che di fronte a me e dai fotografi appare dolce, riservata, con un sorriso misto tra timidezza, seduzione e malinconia. Brava a dosare disponibilità e vaghezza e a deludere, giustamente, col silenzio, le domande legate alla sua presunta relazione con Brad Pitt, che le rivolgono alcuni della stampa scandalistica. Parla solo del suo personaggio. È una di quelle donne intrappolate in un mondo sognato. Ho provato ad immaginare il modo in cui sorridono, camminano, che tipo di adolescenza hanno avuto, spiega. La mia? Sono stata fortunata. I miei genitori, entrambi attori, mi hanno fatto fare quello che volevo, diventare indipendente. Nel ruolo di José, il marito di Gabrielle, troviamo Alex Brandemühl. Il volto dell'amante è invece di Louis Garrel. Figlio e nipote d'arte, il suo cognome, da almeno un secolo, in Francia è associato al cinema d'autore. Arriva in conferenza stampa con quell'aria da ragazzo ribelle ma fragile che Bertolucci ha immortalato in The Dreamers. Entra in corridoio con la sigaretta in bocca, fa il timido e lo scanzonato, si china, si allaccia una scarpa davanti ai fotografi. Sicuramente goliardico ed anche scherzoso con il suo pubblico. Ciao. Gli attori ci salutano, ma la presenza di Marion Cotillard a Cannes non si limita qui. La rivedremo di nuovo ne La fine del mondo di Javier Dolan, che poi riceverà il Grand Prix e il premio della giuria. Da Sochi in Casentino, dal Cinema Italia,
Andiamo con Mariella Dei direttamente al Festival di Cannes, dove lei naturalmente insieme a Zenith Magazine, insieme anche a 102, ha vissuto due bellissime settimane, facendoci un reportage che veramente diventa interessante, non solo a noi ma anche per l'agenzia di Parigi, per cui anche collabora. Senti Mariella, io sono curiosa, i giovani, visto che naturalmente spesse volte portarli in un cinema non è facile, anche naturalmente se qui in Casentino, ma Cinema Italia è uno dei pochissimi, anzi l'unico forse che è rimasto veramente inteso come cinema, ma i giovani c'erano o no al Festival di Cannes? C'erano, ce n'erano tantissimi, sono soprattutto appassionati, sono studenti di cinema tantissimi, perché si muovono anche proprio organizzati in questo senso, ci sono addirittura comitive che si fanno tutti i festival, non solo in Europa, ma addirittura a livello mondiale, perché poi in America c'è il Sundance Festival, c'è il Toronto Film Festival, insomma li fanno i più grandi, li fanno tutti. E, giovani anche magari incuriositi dai divi, ci sono anche quelli che vanno a caccia di autografi, che vanno a caccia delle star, delle celebrità, lì se ce ne sono tante raggruppate proprio nelle due settimane, anche quella è una forma turistica, tanti mi dicono guarda che è un po' come cercare i funghi, cioè se vedi la star che passa in quel momento, ah, come sei colto, sei in un bosco e cogli un fungo, un po' una metafora strana che ho sentito però dire con le mie orecchie dei giovani. Scusa, ma il biglietto lo comprava nessuno? I biglietti li chiedevano, se vedete dalle immagini, vedete fuori dall'uscita del palazzo del festival, tanti con il bigliettino in mano, con la schedina, con scritto il nome della pellicola del giorno stesso che avrebbero voluto vedere, che chiedevano se a qualcuno che usciva magari di lì si avanzava qualcosa, qualche abbonamento, qualche biglietto, qualche... Quindi, alla ricerca di film pesanti, alla ricerca di film leggeri, che cosa si cercava? Magari un Almodovar oppure no? Diciamo che lì la proiezione per i film in competizione è almeno della media di due al giorno. C'è la sezione poi Certain Regard, c'è poi Cannes Classics che presentano le pellicole d'epoca, c'è il cinema sulla plage, il cinema sulla spiaggia, la sera, quindi ci sono tanti tipi di prodotto differenziato, anche tipi di tanti tipi di esperienza poi cinematografica. Le proiezioni poi sono diverse perché la principale avviene nel Grand Théâtre Lumière, che è proprio all'interno, proprio il cinema è enorme, che è accanto al Palazzo del Festival. Poi c'è l'altro cinema più piccolo, che è la Sala Debussy, che è proprio anche quella è una parte, diciamo, strutturale del Palazzo del Festival. E dentro poi il palazzo ci sono altre due sale destinate, diciamo, ai giornalisti per le anteprime, che le proiezioni, in modo da essere preparati il giorno dopo, quando poi in conferenza stampa arrivano registi, attori e si può fare domande. Almodovar ti è piaciuto? Da morire, è il mio regista preferito, io sono addirittura commossa quando è passato. E sono stata fortunata abbastanza da riprenderlo bene mentre stava passando nel corridoio del Palazzo del Festival. Pedro Almodóvar, assieme a tutte le attrici di Julieta, fanno un ingresso generoso a Cannes 2016. Emma Suarez e Adriana Ugarte sono splendide. Nel film sono entrambi interpreti, in due momenti diversi, della Julieta del titolo, una donna che vorrebbe continuare a comunicare con la figlia che ha perso di vista e per la quale scrive i suoi ricordi. Presente anche l'immancabile musa del regista, Rossi De Palma. L'attrice della fisionomia picassiana era l'anno scorso in giuria, quest'anno invece ha un ruolo nel film assieme alle giovani attrici che Almodóvar ha scelto, Imma Cuesta e Michelle Jenner, volti che assomigliano in modo impressionante a Penelope Cruz, altra sua musa. A Cannes, Pedro Almodóvar è tornato per raccontare ancora una volta la donna universale, ma in un modo assai più sobrio e narrativamente diverso dai film precedenti. Julieta è la madre più vulnerabile, più debole, le altre combattevano. Lei è vittima delle perdite, come uno zombie, senza direzione o speranza, prosegue il regista spagnolo. Dice di essere sempre lui le donne dei suoi film. 20 film, 20 passi che mi rappresentano. Ci spiega anche come Julieta ha preso corpo musicalmente. Con il compositore Alberto Iglesias lavoro da 20 anni, dice orgoglioso. Credo che tra i miei collaboratori sia il più fedele.
Pensate che quando ha visto il montato mi ha detto: questo film non ha proprio bisogno di musica. Quanto bisogna essere professionisti per dire una cosa del genere? Solo che avevo bisogno della musica con quei passaggi temporali. E alla fine l'ispirazione è arrivata da Mahler. Almodóvar è dai modi semplici, umanamente caloroso, generosissimo tanto quanto geniale, e a Cannes vediamo che non si sottrae mai al suo pubblico. Lo fa momentaneamente per motivi di tempo e di scaletta, come mima in modo buffo prima di entrare in conferenza. Si scusa, ma dice che tornerà una volta terminata e mantiene la promessa. Si sofferma poi a lungo all'uscita a firmare autografi e a fare foto con tutti i suoi fans, con quell'aria trasognata e lo sguardo penetrante di chi guarda e vede dentro ed oltre. Quasi malinconico, di persona e nel suo immaginario, oggi c'è un Almodóvar che riflette sul tempo. Sono d'accordo con Philip Roth che dice: la vecchiaia non è una malattia, è un massacro. Non sono nostalgico, ma mi manca la mia giovinezza, gli anni Ottanta. Ho dovuto scegliere la salute perché volevo continuare a lavorare, ma è una scelta triste. E forse per questo, conclude, negli ultimi film si avverte la tristezza. Tutti pensavamo che il 20° film di Almodóvar sarebbe stato fuori concorso come Allen e Spielberg, ma lui dice: non ho il loro talento, rispetto la loro posizione, ma a me piace essere in concorso, è più eccitante anche a livello mediatico, non mi sento tanto sacro. Pedro, just two words about your expectations. Quanto invece Almodóvar sia un mostro sacro ce lo testimonia anche solo ritrovare qui a Cannes Javier Bardem. Con Almodóvar esordì nel 1991 in un film per la TV e per lui tornò poi a recitare nel 97 in un ruolo da protagonista con Carne tremula, 10 anni prima di vincere un Oscar. L'attore spagnolo arriva però in tutt'altro contesto, ovvero come coprotagonista di The Last of Face, il secondo film diretto da Sean Penn, ambientato in Africa. Recita al fianco di Charlize Theron. La pellicola è una storia d'amore tra due medici, la Theron e Bardem, in missione umanitaria sullo sfondo della Liberia, dilaniata dalla guerra. Ed è stato girato mentre Sean Penn e la Theron erano ancora una coppia. Film non accolto positivamente però dalla critica internazionale alla prima visione. A non convincere sembra essere stata la decisione del regista di concentrarsi sulla storia d'amore, distogliendo l'attenzione dello spettatore da temi più importanti, come quelli della guerra, del conflitto e delle operazioni umanitarie. Rimane però convintissimo del suo progetto il regista Sean Penn, che non si sottrae ai riflettori e a Cannes spiega in conferenza che il film gli ha dato la possibilità di analizzare il concetto di potere e di sfidare, prosegue, la strana dicotomia della società moderna, in cui i ricchi vivono sempre meglio, mentre la povertà e la guerra continuano ad esistere e a dilagare. Nel film poi mi interrogo, spiega, se tra i due dottori ci sia veramente una storia d'amore. Se come per due paesi in conflitto, queste due persone riusciranno a raggiungere dei compromessi o continueranno a farsi la guerra. Ormai, conclude, l'unica qualità che dovrebbero possedere tutti è la generosità e ne vediamo sempre meno. Ho letto la sceneggiatura circa 15 anni fa, sarà stato il 2000, racconta Javier Bardem, fermandosi ai microfoni della stampa spagnola. Bardem è stato il primo attore ad essere stato scritturato da Penn. Ricordo che la cosa che mi ha attirato è stata proprio la storia d'amore e l'unicità del contesto in cui questa relazione nasceva e si sviluppava. Crede che i vostri personaggi siano degli eroi? Per me i veri eroi sono le persone normali che cercano di sfamare i propri figli, nonostante un salario orrendo e la disoccupazione. Per quanto riguarda le persone che interpretiamo nei film, i medici di guerra, la nostra responsabilità più grande era quella di non tradire la loro missione di vita e di rappresentarli nella maniera più fedele alla realtà possibile.
Il loro lavoro ed il modo in cui hanno deciso di condurre la loro vita ha influenzato molto la nostra decisione di fare questo film. Interpretare questi personaggi ti porta a renderti conto che quello che fanno ogni giorno è così grande e così irraggiungibile per me che li chiamerei decisamente eroi. Ho appena pochi secondi di tempo per rivolgere una domanda veloce a Bardem, che è proprio di fronte alla mia telecamera. Che impressione ha avuto del film? Non ho ancora visto il film, ci ha risposto. The Last Face tornerà nelle sale francesi il 4 gennaio 2017. Niente date sicure ancora riguardo l'uscita e la distribuzione in Italia. Una curiosità, il Festival del Cinema di Cannes, dove naturalmente Mariella è stata e ci ha riportato tutte queste immagini, però insomma ci sono stati anche dei momenti particolari, il sociale e la società anche insieme, insomma il Brasile ha voluto dire la sua anche come contestazione, o no? Infatti, si è visto molto sociale. Intanto Ken Loach ha vinto lui, è stato lui il vincitore della Palma d'Oro quest'anno. Lì è sempre stata una voce, no? Della classe proletaria, del mondo operaio, dei problemi proprio legati alla vita delle persone più umili. Ha dato voce ai nuovi poveri, persone che fino a poco tempo fa erano borghesi. Lui racconta la storia, infatti, di un artigiano e tutta l'odissea che deve subire accanto poi ad una... ad un incontro che farà, quella di una giovane madre, single, con due bambini, anche lei vessata. Quindi è stato un film forte, un film potente, è stato significativo poi da George Miller, che è quello di Mad Max Fury Road, per dire, ecco, l'australiano che ha sbancato, diciamo, tutti i festival l'anno scorso, vincendo tanti riconoscimenti e tutte le nomination, tra l'altro gli Oscar, ecco, lui ha premiato Ken Loach, quindi questo è significativo. It's not about me being aggressive. No, I'm going to have to ask you to leave. I'm trying to explain to you a situation and you don't care. Security. I don't know why people like you do. Security. Io, Daniel Blake, il grande Ken Loach, regista, un idealista impegnato, fedele alla linea che nella conferenza stampa del suo film parla di emergenza, di politica, di responsabilità dell'Europa, di rifugiati politici, di necessità di trovare fondi comuni per portare avanti progetti di valore per le singole nazioni, non soltanto per il cinema, e di democrazia, che è cosa tosta. Loach rimane la voce più rappresentativa della classe operaia britannica e non soltanto, lo ricordiamo in prima linea vicino alla rappresentanza di sinistre italiane nelle lotte antimilitaristiche e per i diritti civili tra 2006 e 2012. A Cannes, in conferenza stampa, non risparmia una bella tirata di orecchie alle sinistre, che dal dopoguerra ad oggi si sono dimenticate, nel frattempo, dice, di rappresentare gli ultimi. Con lui ci sono gli attori Hayley Squires e Dave Jones, i protagonisti. La produttrice Rebecca O'Brien. Lo sceneggiatore Paul Laverty. Nel suo ultimo film presenta il nuovo proletariato, il ceto medio, territorio di indagine per una dura denuncia alla burocrazia, assassina del tempo e della dignità umana. Questa nuova povertà è rappresentata nell'odissea dei due personaggi, Daniel Blake, appunto un falegname cinquantenne di Newcastle, bravo Dave Jones, che ammalatosi ha bisogno di aiuto dallo Stato. Incrocia nel suo cammino una madre single, Hayley Squires, con due bambini. Ugualmente costretta da circostanze personali a cercare sostegno, ma le trafile burocratiche finiranno per essere un calvario per entrambi. Con i miei attori, quasi tutti non professionisti, lavoro sull'immaginazione, sull'improvvisazione, sul momento, ha detto il regista, ma la sceneggiatura è molto accurata ed è questo che consente al film di avere la giusta freschezza e il giusto rigore. Forma e contenuto che gli sono valse la Palma d'Oro 10 anni dopo quella vinta per Il vento accarezza l'erba. E poi il brasiliano Kleber Filho,
mi sono ritrovata, per fortuna, cioè per una combinazione, perché avrei dovuto vedere il film prima, però per una serie di coincidenze questa visione del film è slittata alle 4, quando c'era poi presentazione vera e propria, il red carpet e poi la prima cinematografica di Cannes. Ecco, mi sono trovata in sala Lumière quando poi gli attori e il regista hanno alzato i manifesti in cima al red carpet, facendo riferimento alla situazione politica che sta vivendo il Brasile in quel momento, approfittando, ha detto il regista stesso in conferenza stampa, della visibilità e della notorietà del festival per far passare un messaggio che i giornalisti, i giornali, la stampa, i media mondiali non passano. Ecco, la delegazione brasiliana ci ha regalato anche una pagina di cultura e di sociale. Il film poi che ha presentato, che si chiama Aquarius, mostra una Sonia Braga incredibile. Sonia Braga, lei è il film. Una guerriera, 60 anni, esile, asciutta, aliena da qualsiasi ritocco, forte della sua esperienza, espressività acuta e fiera, portamento, carattere, piglio da combattente, grazia da regina. La sua interpretazione di Donna Clara è un regalo che la storia del cinema si ricorderà a lungo. Piena di anima, ma anche di carne e di sangue, capace di mostrare nudità e mastectomia sul grande schermo con naturalezza, orgoglio e dignità. Nel film è una critica musicale, una vedova, madre, una nonna, una donna che difende con ostinazione disperata il proprio mondo e la casa in cui ha vissuto tutta la sua vita. E il film, narrativamente, segue i flussi e le fasi della vita interiore della protagonista. Penso che tutti, in un certo momento della propria esistenza, si sentano come il mio personaggio, spiega in conferenza l'attrice, il giorno dopo che alla fine della prima proiezione ha ricevuto oltre 3 minuti di ovazione ed applausi. Vuole qualcosa e combatte, come cittadina, come donna, come tutto, e poi va nelle acque dell'oceano dove si ripulisce dalle scorie e si purifica. Donna Clara rappresenta il mondo degli affetti, la cultura contro il denaro, l'anima contro il potere, le radici contro il vuoto della modernità. Opposta ad una gioventù tratteggiata con varie sfaccettature anche negative, come il giovane laureato benestante interpretato da Humberto Carrao, un idolo delle ragazzine sudamericane, qui nei panni appunto di un cinico rampollo a capo di una multinazionale che lo vuole sfrattare. Kleber Filo ha presentato Aquarius come una storia sulla resistenza, sulla sopravvivenza e sui cambiamenti che a volte bisogna fare per sopravvivere. Spiega anche che cosa è successo il giorno prima nel red carpet, quando lui e i suoi attori hanno alzato i cartelli di protesta fuori e dentro la sala Lumière. L'idea è partita da un gruppo di registi e documentaristi brasiliani, racconta, l'abbiamo appoggiata perché Cannes è la più grande vetrina dove poter dar voce e informare della nostra situazione politica. Il nostro paese è diviso. Ci sono molte persone corrotte nel nuovo governo brasiliano. Lei è l'attrice Maeve Jenkins. Nel film interpreta la figlia di Donna Clara. Act with Sonia Braga and being her daughter. When in the beginning of my career, people used to call me Little Sonia. So it's an honor, and I love the movie. I love the. What about Cannes Film Festival? Oh, I love Cannes. Thank you. La nostra anima è una cosa grande, conclude Sonia Braga. Per certi aspetti mi sento vicina agli anni 70. Oggi è molto più complicato. La città spinge ed allontana le persone. Penso che sia importantissimo renderci conto da dove veniamo e combattere perché i giovani possano fare lo stesso un giorno. L'importante è andare insieme verso la giusta direzione, che è quella del bene di tutti. D'immagine in immagine, insomma siamo arrivati alla fine, Mari.
Grazie infinite, io ringrazio voi ancora una volta per questa opportunità, per avermi dato l'opportunità di raccontare dei film, il cinema, di vivere un'esperienza e poi ecco, grazie anche proprio per lo spazio televisivo che secondo me è importante. Io penso anche il coinvolgimento, il fatto che le persone si appassionino a qualcosa passa attraverso la televisione. Mi piace proprio citare anche questa cosa che l'ha detta la grande Sonia Braga. Alla presentazione di Aquarius le viene dalle telenovela, no? Dalle soap opera, certo. Quelle degli anni 80 che abbiamo visto tutti, le nostre mamme soprattutto guardavano la sera, le hanno chiesto qual era il suo rapporto con il piccolo schermo, lei da attrice poi rinomata in una sala, in un red carpet di Cannes, dice io sono orgogliosa della televisione perché si parla alla gente, non disprezzate e soprattutto non sottovalutate le persone perché loro sanno, quindi ho detto tutto.